Teoricamente il microfono funziona. L'altro giorno si è staccato, si riattaccava, faceva un po' il cacchio che voleva. Comunque, benvenuti in questo video. Voglio approfittare della settimana di scarico attivo, molto più scaricante rispetto a quello che faccio di solito, però si seguono le indicazioni. Mi sta piacendo un sacco il programma, mi sta piacendo un sacco il metodo di progressione. Eventualmente, se volete che parliamo anche del metodo di progressione che sto utilizzando, reputo essere probabilmente a livello di bodybuilding una delle strategie migliori per muoversi nel corso del tempo in totale autoregolazione, senza dover per forza di cose prevedere nulla di super specifico utilizzando percentuali, ma semplicemente basandosi su RIR barra RPE, numero di ripetizioni, range di ripetizioni, e si va avanti in modo tale, diciamo, a reverse engineering, a ingegneria inversa, non so se si traduce così in italiano. Comunque, se volete che parli del metodo di progressione, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sicuramente potrei fare un video in merito più specifico. E nel video di oggi voglio farvi vedere invece a che punto sono. Vi avevo promesso che vi avrei tenuti aggiornati sul processo. C'è stato lavoro, c'è stato Ferragosto di mezzo. Sappiamo bene che ad agosto fare video non è proprio il massimo. Comunque, sappiamo anche bene che non ho mai fatto i video per fare più visualizzazioni possibile, ma semplicemente per tenere un contatto con quelli che mi vogliono più bene tra di voi, ecco. Quindi oggi, ripeto, mi approfitto della sessione di upper super leggera, due serie per esercizio. RPE tranquillamente 5-6, quindi roba iper leggera. Sfrutto fin da subito il metodo a reverse engineering. Comunque non voglio spendere troppo tempo parlando di quello in questo video. Riprendo un po' l'allenamento, vi faccio vedere qualche chicchetta. Magari posso darvi anche qualche consiglio in merito a qualche esercizio in particolare. Vi faccio vedere la condizione attuale perché sinceramente e il cambiamento, cioè nel giro di sto iniziando la sesta settimana, nel giro di 6 settimane abbiamo fatto un lavoro fuori di testa. Sono un essere umano completamente diverso. Vi dico soltanto che stamattina mi sono svegliato a, indovina, 85,55. 6 settimane fa pesavo 93 kg. La sto subendo, però ne parliamo un po' dopo. Difficile rimanere in intensità basse, RPE bassi e RIR alti, quindi poche ripetizioni, gestiamo bene il carico, ci portiamo a casa il lavoro, ce ne andiamo a casa pulito. Perdonate il senza maglia, ma adesso che ho gli addominali devo farvi vedere gli addominali, scusa. E poi c'è un caldo assurdo e sapete benissimo che questo periodo non fa arrivare a fine allenamento, specialmente se ti alleni in un gym, comunque sei da solo, non fa arrivare a fine allenamento con la maglia addosso. Comunque l'idea era oggi farvi vedere un po' questa sessione, parlarvi dell'importanza effettivamente di una settimana di scarico nel momento in cui si programma in maniera fatta bene l'allenamento. Logicamente una settimana di scarico buttata a caso ogni tanto non serve assolutamente a nulla. Invece, se si imposta una progressione intelligente nel corso del tempo e quindi questa progressione porta a un picco di intensità, io per esempio l'ho avuta nella settimana numero 5 del mesociclo, cosicché nella settimana numero 6 del mesociclo mi sto facendo uno scarico. Come gestiamo lo scarico? Come stiamo gestendo lo scarico? Frequenza dimezzata degli allenamenti, dimezzata e arrotondata per difetto perché facevo 5 allenamenti e adesso ne faccio soltanto 2. E volume praticamente dimezzato in qualsiasi movimento, così come l'intensità espressa, l'intensità percepita all'interno di ogni singola serie. Il resto, che essenzialmente non è rimasto più niente, comunque la selezione degli esercizi, diciamo, rimane la medesima. E in questa settimana sto introducendo, se ne sento la necessità, anche 3 giorni, mi sembra, a calorie più alte.
per favorire ancora di più quello che è il recupero di questa settimana. Non so se lo state sentendo dalla mia voce, dal mio modo di fare. Sono arrivato stanco, lo ammetto. Comunque in 6 settimane siamo partiti da 93 kg e adesso sono, stamattina mi sono pesato, ero 85,5. Quindi c'è stato un drop di peso probabilmente anche troppo veloce. È dovuto comunque anche al fatto che, non adesso lo riderete, lunedì ho voluto portare fuori i miei genitori a pranzo. Siamo andati al un ristorante cinese barra thailandese, abbiamo mangiato delle cosce di rana fritta, che già lì ci sono rimasto di merda perché io nel menù ho ordinato, ho visto coscia di rana in piastra. Poi mi sono detto, dai, è anche fit, mi mangio un po' di proteine, vedi, assaggiamo queste cosce di rana. E in realtà, per loro definizione, a quanto pare, coscia di rana alla piastra vuol dire prima fritta e poi te la servono sulla piastra bollente, essenzialmente. Quindi mi sono mangiato una marea di queste cosce, non volendo, perché comunque, sapete quella sensazione di aver ordinato e ormai è arrivato, cosa fai, butti il cibo, no, bruttissimo. Quindi come un pirla me lo sono mangiato. È un po' come quando entri in un supermercato e vuoi comprarti una cosa e non solo costa molto di più di quello che pensavi, quindi io sto facendo il confronto calorie e soldi, e non solo costa di molto di più, ma quindi ti indebiti, ma in più non è neanche quello che stavi cercando, quindi esci fuori dal negozio che sei incazzato come una faina e ti senti tradito sotto tutti i punti di vista. Però, che non è una nota positiva assolutamente, detto così sembra quasi di sì, sono stato male, quindi sono stato in bagno, non voglio andare troppo nel dettaglio, ed essenzialmente il giorno dopo pesavo, sono passato da 87 kg, da 88 a 86 kg, e poi il resto del deficit calorico mi ha portato via gli altri chili. Quindi sì, sicuramente l'idea era che il peso perso comunque era sicuramente fluido, era sicuramente glicogeno, era sicuramente stomaco più vuoto, però effettivamente questo peso lo sto mantenendo nel corso del tempo e sta addirittura andando a calare. Quindi a questo punto si sta anche stabilizzando proprio come media di peso corporeo. Vediamo un po' come si muoverà, però fatto sta che adesso ho concluso la settimana scorsa con una media di 86,5 se non sbaglio, e stamattina inizio la nuova settimana, quindi inizio la nuova media settimanale a 85,5. Quindi teoricamente siamo anche addirittura d'arrivo rispetto a quello che è il nostro obiettivo, raggiungere gli 85 e poi iniziare con una fase di mantenimento e poi di bulk, tra virgolette, per ritornare ai 90 kg. Quindi siamo sulla giusta direzione sicuramente, stiamo facendo le cose probabilmente un pelo troppo spediti, però la condizione attuale sicuramente ve l'ho fatta vedere. Voglio anche smettere di cianciare perché sto parlando troppo. Fatemi sapere, come vi ho detto nell'intro del video, se volete spulciare un po' meglio quello che è l'allenamento, quella che è la gestione dell'alimentazione. E adesso mi farebbe piacere comunque portarvi il più possibile dentro il mio percorso, in modo tale anche da condividere con voi questo tipo di esperienze, questo tipo di sensazioni che sono sicuro possono tornare utili effettivamente anche nel percorso di altri. In primis, non lo nego, lo faccio per i miei ragazzi del coaching, ragazzi e ragazze del coaching, per portare esperienza anche pratica di quella che è la mia situazione, ma naturalmente pubblicandolo online mi fa piacere se riesco ad aiutare più persone possibile. Magari per il prossimo video fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa, possiamo parlare della progressione più nello specifico, analizziamo bene i dati, magari li riporto nel mio TPA, così non faccio neanche casini con copyright e cose varie. Vi riporto tutti i dati, tutte le pesate, tutte le calorie nel TPA, così come l'allenamento, ce lo guardiamo assieme. Vi faccio vedere anche questa progressione con il reverse engineering di cui vi stavo parlando. Io smetto di cianciare. Come sempre, se state cercando un coach, un po' come ho fatto io, magari ne sapete, però non riuscite ad essere costanti in quello che fate, quindi se volete essere più accountable nel vostro percorso, se avete bisogno di un coach, di un mentore, se volete uscire dai vostri stalli per quanto riguarda la composizione corporea e i massimali, vi invito a contattarmi, trovate un link in descrizione, semplice, potete compilare un modulo per farmi capire chi siete, prenotiamo una chiamata conoscitiva e da lì possiamo eventualmente iniziare la nostra collaborazione. Come sempre, se volete sostenere il canale, passate su Prozis, Kaizen Atletica, codice sconto Mitch su entrambi i siti per portarvi a casa il 10% di sconto più omaggi. Io
ho finito, vi auguro una fantastica giornata e serata. Ciao, grazie.